Ciao a tutti ragazzi, siamo live, siamo pronti, siamo qui con Matteo. Ciao, ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti. Abbiamo qui, non so se avete visto tra il nostro gruppo Facebook e le storie di Instagram, abbiamo un bel setup tutto pronto per vedere i vostri commenti, vedere la live, seguirla insieme e siamo carichi, siamo veramente molto carichi per questa presentazione, ci aspettiamo tanto da questi nuovi Mate 20 e Mate 20 Pro e abbiamo visto dalla chat che vi aspettate tanto anche voi. Quindi Yes, tanta carne al fuoco yes. oggi. Bella, guardate qua che bella chat, siamo già tantissimi, stiamo già andando verso i 1000 spettatori, prima ancora che inizi la live, E vero e quindi proprio vi dell'evento, ricordo, quindi c'è anche la grafica qua top. sopra, condividete la live, mandatela a Esatto. tutti i vostri amici, che così la scriviamo tutti insieme, più siamo e meglio è. Esatto, allora un po' di saluti, grazie intanto a Maurizio che modererà i commenti, ma voi cercate di fare assolutamente i bravi perché altrimenti poi non ne usciamo vivi visto che ci sono già tantissimi commenti. Allora, ciao Gaetano, Alberto, Giulia, Marcatri, Adrian, Antonio, Andrea, Giulio, Fabio, Gianni, Marco, veramente siete tantissimi che state anche commentando. E vedo che siete già belli caldi con le opinioni su questo Mate 20 Pro, Mate 20 e chissà, dovrebbe esserci anche il Watch GT, probabilmente anche altri smartphone e insomma a sorpresa. Intanto, giusto qualche nota tecnica, se avete delle no annotazioni sul volume, sulla qualità del video, audio, eccetera, Esatto, fatecelo fatecele sapere sapere, che che almeno. sistemiamo così Allora, subito. Irven dice che il mio livello è un pochino più basso Sì, ti ho rispetto a quello di alzato un Alberto. pochettino, ti ho alzato un pochettino Perfetto. e quindi adesso vediamo se va tutto bene. Perfetto. Tra l'altro, guardate qua, sono in casa, sono a casa mia oggi, quindi ho un casino pazzesco, vedete anche qua dietro. Vabbè, non fateci caso, secondo me è un'ambientazione molto professional, anzi, magari la stacco un attimo.
Il bello della live, Matteo che va a sistemare i giubbotti di casa sua e li toglie dall'appendiabiti. Vabbè, anch'io dietro di me un po' di casino, però insomma, è una live. Il setup è davanti per vedere tutti i vostri commenti, per vedere tutto quanto, e quindi accontentatevi un po' di armadi e un po' di casino dietro. Allora, siete tantissimi a commentare, ci fa molto piacere Ok, questo. scusate l'assenza, scusatemi, ma adesso sono tornato. Perfetto. Vedete anche questa cosa simpatica che ho fatto oggi? Ho due cuffie, una da una parte ho Alberto e dall'altra parte invece ho l'audio della live. L'altra volta avevo delle cuffie invece grandi e dentro le cuffie avevo l'auricolare, veramente sto diventando matto per l'ultima live che abbiamo fatto, quindi mi sono attrezzato. Ok, direi che prima di partire con la live, che la live di Huawei parte tra 6 minuti, andiamo all'altra schermata e possiamo guardare un attimo le ultime indiscrezioni che erano uscite. Che dici, Matteo? Yes, andiamo, sfruttiamo la nostra Allora, potenza grafica. eccoci qui, nostra pagina tag su Huawei Mate 20 Pro. Vi ricordo che ogni volta che sta per uscire un telefono importante abbiamo una pagina tag dedicata con tutte le ultime novità, tutti i render, tutte le notizie. E proprio ieri è arrivato già un unboxing dall'Estonia del Mate 20 Pro, e dunque diciamo che a livello di design siamo praticamente sicuri su come sarà in via definitiva. Non ci sono tanti dubbi, Yes. però ne approfitto per fare una piccola considerazione sul fatto che ormai molto spesso le presentazioni, sì, sappiamo già tutto sulle specifiche, però si incentrano sempre di più sulle novità software che non le sappiamo prima, e i produttori ormai si stanno incentrando molto su queste cose, e a noi sicuramente fa piacere perché alla fine di specifiche tutti siamo lì. Non so se Matteo è d'accordo con me. Assolutamente sì, anche se nel caso di Mate 20 Pro pare proprio che le specifiche, proprio le specifiche, quelle brutte, proprio quelle che piacciono ai nerd, da dire qua c'è tutto il meglio possibile immaginabile, ci siano tutte, perché se tutti i rumor verranno confermati, veramente una bestia di telefono, perché insomma si parla di lettore di impronte sotto il display, sblocco 3D. Memoria espandibile, batteria enorme, veramente tanta tanta roba, ecco, così mi viene da descriverlo. Quindi staremo a vedere, dai, manca pochissimo. Ho visto che state già commentando, ma non ci stiamo dimenticando di voi. In realtà sto leggendo le domande, poi durante la presentazione magari risponderemo a qualcosina. Sì, Se mi date intanto solo 10 secondi, guardiamo già qualche commento e comunque sappiamo poi che le presentazioni partono sempre un po' più lentamente, quindi nella prima parte in cui magari si farà un po' la storia dell'azienda come al solito, ne approfittiamo anche per rispondere per bene ai vostri commenti. Intanto vi lascio in sovraimpressione qui qualche informazione, le ultime specifiche che erano trapelate in modo che ci riscaldiamo un po' la presentazione. Tra poco comunque vi rimetto anche la presentazione diretta con il volume. Sta per partire. Yes, allora. Io sto facendo delle altre cose che scoprirete tra poco, però per quello che sto guardando anche lo schermo che è qua davanti a me, quindi se non vi guardo dritti in camera, tra l'altro questo video lo sto facendo live con il Pixel 3 XL, di cui ho fatto la recensione proprio ieri che è uscito, e lo sto sfruttando perché la fotocamera frontale effettivamente ha una qualità eccellente, di tipo 20 volte superiore rispetto alla webcam del mio computer, quindi insomma, lo sto sfruttando ben volentieri. E niente, allora vediamo qualche commentino, proviamo. Ah, mannaggia, siete veramente troppi tanti. Intanto vi ho collegati alla live che c'è un cantante sul palco. Sì, intanto teniamo un po' di musica di Ok. sottofondo. Allora. Vediamo qualche commento riguardo a questo. Poi ho visto anche commenti rispetto ad altri prodotti, ma magari ne parleremo dopo. Trasmetterete anche la diretta di Huawei in live? Certamente sì, la Certo, state l'abbiamo vedendo. appena messa. Quanto costerà e precisamente quando uscirà in Italia? Non abbiamo ancora informazioni su questo, però si parla sul prezzo attorno ai 1000 euro, anche qualcosa in più. Di solito Huawei, nel momento in cui presenta, poi rende quasi subito disponibile il prodotto, quindi magari già da fine ottobre, una cosa del genere.
Android Pi, molto probabilmente, sicuramente ci sarà, 4G di Kena per tutti da domani, forse sì. A tal proposito vi terremo sicuramente aggiornati, perché è un tema di cui vi ho già parlato negli scorsi giorni su YouTube. Poi vediamo un po', A7 2018 oppure Mate 20 Lite. Guarda, A7 non l'ho ancora provato, non l'abbiamo ancora provato, ma lo sto aspettando proprio in questi giorni a casa, quindi veramente questione di poco, poi uscirà la recensione, confronti eccetera. Quando uscirà Android 9 per Honor View 10 non lo sappiamo al momento, però adesso Huawei è partita ad aggiornare, quindi Huawei Honor sono partite, non mancherà molto credo, considerato che è ancora uno degli smartphone principali dell'azienda. Mi consigliate di aggiornare il mio Huawei Mate 10 Lite ad Android Oreo? Direi proprio di sì. Poi sapete qualcosa sull'offerta di Trony? No, non so di quale offerta parli. Io Mate 10 Pro mi aspetto molto dal Mate 20 Pro e fai bene secondo me. E poi vediamo un altro. Nel frattempo la live di Huawei ha qualche problema, speriamo che si risolva velocemente, perché sì, in questo momento non sta, però non sta trasmettendo. Sappiate che non è colpa nostra, perché sì, è proprio la live di Huawei, è proprio la live di Huawei che è andata un attimo in crisi, ma sì. No problem, guardate ragazi, noi siamo qui, intanto parliamo un po', siamo preparatissimi. Male che vada la facciamo noi e insomma vi intratteniamo, quindi non preoccupatevi se vedete lo schermo nero, perché a parte che spero che Huawei possa ritornare, perché sarebbe una bella figura di Emmental svizzero, giusto per... però poi insomma vabbè, dai, intanto continuiamo a rispondere. Mate 20 Pro e Mate 20 avranno fotocamere differenti? Sembra di sì, stando agli ultimi rumor. Matteo, secondo te come sarà il Mate 20 Pro? Varrà la pena cambiare da un Mate 10 Pro a Mate 20 Pro? Beh, intanto aspettiamo di vederlo. Potrebbe valer la pena per il comparto fotografico, magari, perché dovrebbe essere superiore addirittura a quello di P20 Pro, che già era tutto veramente uno dei migliori. Vediamo. Albert, se vuoi rispondere a qualche commento. Sì, c'è... Andrea che ci chiede che deve cambiare smartphone e non voleva spendere più di 600 euro, puntava a OnePlus 6. Dico che potrebbe essere una buona idea, se ti piace un software stock e pulito, per puntare a OnePlus 6. Cioè, OnePlus 6 ti sta arrivando, però vedi tu se preferisci OnePlus 6 con il lettore dietro e il jack delle cuffie o OnePlus 6T con il lettore sotto il display ma senza il jack delle cuffie. Insomma, sono un po' scelte, però se ti piace un software stock sicuramente... a meno di 600 euro è un'ottima scelta. Yes. Intanto raga, siete tantissimi e vedete questo bello schermo nero, ma non è colpa nostra, sì, è esatto. la live di Huawei che ha dei grossi problemi. Adesso mi sono fatto un giro mentre Alberto parlava sulla live, che è ovviamente su YouTube, trasmessa su YouTube, i commenti sono disastrosi. abbastanza disastrosi, no? Perché tutti li stanno insultando, però c'è schermo nero, quindi... Max è figura di cacchetta da parte di Huawei in questo momento. Si riprenderanno. Sì, si riprenderanno. Dobbiamo solo aspettare, ogni tanto aggiorno, quindi rimanete pure connessi. Noi siamo qui, continuiamo a tenervi compagnia fino a che Huawei non si riprende, ma sicuramente la live ci sarà. Comunque stiamo aggiornando, ragazzi, non è che siamo diventati matti noi, sì. Che è proprio la live di Huawei che... Albe, non so se vogliamo tornare un attimo sulle... Sì, meglio tornare alla nostra schermata con solo alla nostra schermata. Che esatto. Per il momento, fino a che non si risolve la live, rimaniamo con questa, che sennò pensate... Io tanto tengo d'occhio la live, se riparte la rimettiamo. Sì. Allora, intanto che aspettiamo, vediamo qualche altro commento. Mi sembrava di aver visto qualcosa su Huawei Watch GT, che pare non abbia Android Wear, o meglio Wear OS, e effettivamente dovrebbe essere così, insomma non ci sarà Wear OS. Pare che anche i produttori stiano capendo piano piano che insomma questo sistema operativo per smartwatch insomma non è che sia proprio il massimo, soprattutto sul fronte autonomia. Matteo, Alberto Giudice, quest'ultimo un po' di parte, sto per cambiare smartphone. No, questa è la risposta. Farete una live con Xiaomi Mi Mix 3? Guarda, dipende se quando Xiaomi... la fanno, come la trasmettono. Se è solo in cinese la live originale, evideremo. È solo in cinese. Non capiremo niente. Allora, promette bene il Kirin 980. Questa facciamo rispondere Alberto, che ha assistito direttamente alla presentazione all'IFA.
Direi che sulla carta promette veramente molto bene e non solo per quanto riguarda la potenza bruta, che diciamo solitamente, storicamente, i Kirin sono sempre stati un gradino leggermente più bassi rispetto agli Snapdragon, però questo Kirin 980 sembra con le sue due NPU, quindi il processore dedicato all'intelligenza artificiale, che potrà apportare delle funzioni interessanti a livello software, che potrà andare soprattutto a livello fotografico e di fotocamera, quindi anche per i video, potrà andare a creare degli effetti che su altri smartphone per ora non si sono visti. Comunque, promette bene, vedremo poi, questo è il primo smartphone con il Kirin 980, vedremo cosa ci dirà Huawei durante la presentazione, che funzionalità andrà ad inserire su questo Mate 20 e dunque vedremo se effettivamente ci sarà la ciccia che stiamo aspettando. Ok, intanto Huawei non si sta riprendendo, veramente clamorosa questa cosa. Allora sappiate che se non si riprenda, non si riprende, abbiate pazienza con noi fino alle 15:30. Alle 15:30 potremmo Possiamo dirvi dirvi qualcosa in tutto. più sullo smartphone e insomma al massimo trasmettiamo qualcosa di nostro anziché la live di Huawei e poi andremo a tirare l'orecchia ai vertici per capire che diavolo sia successo. Allora, Esatto. intanto, visto che non sappiamo cosa sia successo, prova a scrivere a Michael. Il nostro Michael è direttamente a Londra e è lì e quindi chiediamo se è arrivato un uragano o che cosa è successo. Allora, intanto mi dicono che il mio audio lagga leggermente, quindi provo a cambiare il microfono, dato che ho due microfoni attaccati, e ditemi se si sente meglio. Facciamo tutto. Sfruttiamo questo tempo morto da parte di Huawei per sistemare un po' i nostri parametri della live, che comunque sta andando meglio di quella di Huawei. Direi proprio di sì. Allora, ditemi, ho cambiato Vediamo. l'audio, ditemi se adesso mi sentite meglio e fatemi sapere nei commenti che li stiamo leggendo. Allora, io sto cercando di capire. Intanto Alfredo dice: se continua così, Huawei diventerà leader nella vendita di frigoriferi con intelligenza artificiale. E siamo curiosi di sapere come sfrutterebbe l'intelligenza artificiale nei frigoriferi. Ok, pare proprio che questa live, vediamo che Michael mi ha tirato fuori Mate ora. Ok, mi dite che si sente peggio, quindi torniamo all'altro microfono. Comunque ragazzi, diciamo dall'evento, Michael dice che è tutto a posto, quindi probabilmente è proprio un problema di Huawei. Sì, ha detto che sono già partiti con l'evento a Sì, Londra. Ok. ha detto di sì. Ha detto di sì. Adesso sto provando a recuperare un altro link, vediamo se riusciamo a recuperare questa live di Huawei da altre fonti. Sì, cerchiamo un'altra fonte effettivamente. Aspetta, Dicono che Huawei scusate. Mobile UK dovrebbe vedersi. Proviamo. UK. Sì, sembra Allora, vedersi. Allora, torniamo alla live, vi connetto subito alla live ed eccoci qui con Richard Yu, che sta parlando ok. dei telefoni. Bene ragazzi, allora Ce scusate l'abbiamo per fatta. questa cosa, ci vado anch'io. Ok, grazie per il consiglio intanto di andare su Mobile UK. E diteci se si sente bene, se è troppo bassa la live, se è troppo alti noi. Diteci insomma un po' di feedback. Ok, ci sono anch'io, perfetto. Perfetto. Bene, bene, bene. Ok, ragazzi, scusate per questo piccolo intoppo, diciamo che Huawei non è che ci sia molta venuta in aiuto. Bassa la Ok. live, mi dite, l'alziamo un pelino. Effettivamente Richard Yu parla abbastanza con una voce bassa. Allora, cosa è arrivato? Sono arrivato adesso, cosa è successo? È successo che la live di Huawei sullo streaming ufficiale in Italia era andata in pappa. Cioè non andava più, Esatto. Il feeling ahead is quindi abbiamo very, very comfortable dovuto and all ripristinare aged un attimo il smoothly. collegamento passando all'account And this screen of this phone inglese. is a Mate 20. Ok. This one we are using Allora, intanto vediamo sul palco YSC. You can Richard see Yu. that si sta parlando un po' del design del Mate 20 che senza troppi 4 dubbi color l'ha buttato display subito lì, RGBW. noccia a goccia, come 4 color RGBW sappiamo. instead of Esatto. 3 color. E lo We stiamo dramatically increase vedendo. the brightness
stiamo vedendo, noccia a goccia, direi che il design è quello confermato dei rumor, quindi nessuna novità particolare sotto questo punto di vista, diciamo tutto secondo le aspettative. Okay. Dovrebbe essere, comunque, eccolo qua, 6.53 pollici Full HD Plus, wide RGB, HDR come il display di LG G7 sostanzialmente. E come dice sempre display più wide, anche se Mate 20 Pro ce l'ha ancora più allungato il display. We are using another type of screen. Pare proprio di sì. It's OLED screen. It's a more higher resolution. Fanno notare con quale inglese professionalità lo sta dicendo. Sì, sappiamo che Richard Yu si ostina a fare sempre le live in prima persona, però con l'inglese ancora ha un po' da lavorare. Sì, ha questo accento cinese veramente incredibile. Però ci tiene a farle lui è il CEO, quindi intanto ha tirato fuori anche il Mate 20 Pro, guardatelo qua nelle sue mani. Non mi sembra molto convinto, diciamo che solitamente queste presentazioni sono un pochino più pompate, no? Mi sa che sono quasi un po' in ritardo. Per le mani ha veramente un bel prodotto questo giro. Esatto. Vediamo un po' se sparano fuori qualche specifica. Vabbè, comunque, come al solito, i confronti con l'iPhone è chi c'ha il notch più grosso, chi ce l'ha più piccolo, che si potrebbero anche evitare. Però. Siamo partiti con i confronti. Cornici ultra sottili. Intanto vediamo anche qualche specifica. 32,8 mm. La dimensione del notch, 2.1 mm i bordi laterali, molto molto sottili. Sempre il solito vantarsi un po' di allungare i display, che è una tendenza, però non lo so, tra qualche anno ci troviamo con display 25 noni ultra wide, diventano un tagliere. Allora, giusto per capirci, Alberto, in questo momento, perché mi sa che sono un po' dietro con la live io, perché anche qualcuno me l'ha scritto, effettivamente stavo commentando una roba che era già passata. Adesso vedo una schermata con scritto Comfortable Cure. Sì, siamo e quindi siamo pari anche per il pubblico. Ok, intanto vedete una cosa già particolare del design, questa grossa zona nera centrale dedicata alla fotocamera. Che secondo me farà un po' discutere, perché o piace o non piace, ma sicuramente è molto visibile, insomma è un elemento abbastanza importante nel design. Se fateci sapere cosa ve ne pare. Almeno un senso sta notch integra lo sblocco 3D. Sì, integra lo sblocco 3D. Vedete che ha appena parlato anche di questo Dynamic Pressure Sensing. È una tecnologia che riconosce quando appoggiamo il dito al display e quindi capisce quando andare ad attivare il lettore ultrasonico che c'è al di sotto per lo sblocco col lettore di impronte digitali. Quindi il lettore integrato all'interno del display. Questa è un'altra conferma interessante. Esatto. Adesso si parla invece delle nano memory card, che sono una trovata interessante, su cui non abbiamo moltissime informazioni, quindi ascoltiamo. Sono delle memorie create apposta da Huawei, grandi come le nano SIM in sostanza. Questo dovrebbe essere un telefono dual SIM oppure single SIM più lo spazio per questa nano SD. Sarà interessante poi vedere se altri produttori si adegueranno a questo standard o se è una cosa che Huawei ha fatto un po' per i cavoli suoi e gli altri eviteranno di produrre nano SIM. Poi dipenderà anche quanto saranno economiche o costose. Sì. Più che altro quello, bisognerebbe capire. Ok, vedete che qua ha fatto proprio vedere la dimensione, è quella delle nano SIM. Questo è interessante.
Cioè, diciamo che come al solito sarà un po' un problema per chi compra quest'anno il Mate 20 perché è una nuova tecnologia e chi prima di avere un'adozione capillare ci metterà un po' di anni. Come per qualsiasi cosa, chi è pioniere si trova sempre un po' più complicato nella vita. Però, insomma, prima o poi qualcuno doveva fare lo step. Adesso si parla di speaker, doppio speaker, stereo. Ah, ecco, viene sfruttata la Type-C, la porta Type-C per l'emissione dell'audio, come se fosse una griglia, questo è molto carino. Ho letto, Mattia Locco ha chiesto se c'è la ricarica wireless, ti dico io che c'è la ricarica wireless, ma non ne hanno ancora parlato. Certificazione IP68. Per Mate 20 Pro, invece IP53 per il Mate 20. Esatto. Diciamo subito che tra Mate 20 e Mate 20 Pro ci sono abbastanza differenze, non sono praticamente lo stesso smartphone, semplicemente con qualcosa in più sul Pro. Ci sono parecchie differenze, poi più tardi, quando possiamo parlare di specifiche più nel completo, le vedremo per bene. Allora, adesso sta parlando invece di un pattern che è praticamente integrato all'interno della scocca posteriore, un pattern dalle immagini sembra zigrinato, insomma, che serve un po' per aumentare, ha detto in questo momento, per aumentare il grip. Colori? Emerald green. È questo verdino particolare. And also we have the midnight blue. Ci dovrebbe essere anche il twilight. Tra l'altro il midnight blue assomiglia tantissimo all'8.9. And also we have classical black color. Pink gold. Non lo vedo molto convinto, Richard. Ok, pink gold e poi twilight. And also twilight. You know twilight. Allora, Stefano Zero si sta eccitando per il verde, quel verdino. Sì, anche il Twilight, devo dire che fa la sua porca figura. A proposito del Twilight, proprio stamattina ho letto sul nostro gruppo Facebook di una persona che cercava un regalo per la ragazza e si era orientata su un Humidigi Z2 Pro solo per il colore Twilight perché alla sua ragazza piaceva tantissimo. E a volte non ci si pensa, ma anche solo un colore particolare può portare tante vendite, tanto interesse dal pubblico che è meno interessato alle specifiche e più a cose estetiche. Ok, allora chi sta chiedendo delle novità, delle batterie, eccetera? Non sono ancora state comunicate tutte le specifiche, noi non possiamo dire nulla, anche se qualcosina in più ovviamente sappiamo. Però adesso verranno snocciolate. Intanto si sta parlando del processore, che è il Kirin 980, il primo processore su Android, effettivamente a 7 nanometri, ed effettivamente il primo mobile che è stato presentato, poi Apple ha bruciato sul tempo Huawei, commercializzando prima l'iPhone XS, XS Max, che hanno già il Fusion a 7 nanometri. La 12. With a high performance. So you can see qua stiamo vedendo anche delle percentuali di miglioramento del nuovo Kirin, 75% in più sulla CPU, 46% in più sulla GPU e 226% della NPU, che vi ricordo essere doppia, non singola come sul Kirin 970. Tutte informazioni comunque che avevamo già visto ad IFA quando hanno presentato il Kirin 980. Allora, non si è ancora parlato della MIUI, però se guardate la mia faccia potete capire se l'hanno ridisegnata oppure no. Ma noi non abbiamo detto niente. No, io non ho detto niente. Allora, Stefano è veramente contento, ragazzi, sono le percentuali più alte da almeno 3 anni, di solito si limitano al 30% della CPU. Beh, c'è da dire che qua, raddoppiando la NPU, raddoppiano per forza anche le percentuali. Poi, insomma, bisogna anche vedere il riscontro reale, non crediamo a tutto quello che dicono in queste presentazioni, che sono sempre roboanti. Esatto. Poi, ovviamente, vi faremo sapere tutto prossimi giorni, prossime settimane,
You know, that's from 2 years ago, Huawei, the Mate 9, we have the slogan, you know, born faster, stay faster. We have that slogan. 18 months usage is still keep fast speed. And we saw in the aging issues of this Android smartphones issue. But today, and we using a third party that you. Io faccio veramente fatica a capire cosa dice. Cioè, non capisco tutte le parole che dice Richard, mi sono perso qualcosa. Infatti eravamo entrambi zitti che stavamo cercando di capire cosa cavolo stesse dicendo. Tra l'altro io non sono un drago in inglese, mentre Alberto invece è veramente molto abile, però se nemmeno lui riesce a capire cosa dice Richard, vuol dire che parla proprio malissimo. Today we also bring you unparalleled power with Mate 20. Every generation of the Mate series always have a long battery life. Okay, si parliamo di batteria. 4200 mAh per il Pro, 4000 per Mate 20. E viste le dimensioni del device che aveva in mano, che ha in mano Richard Liu, io penso sia quasi un mezzo miracolo, se pensiamo che c'è anche un lettore di impronte digitali integrato, la ricarica wireless, insomma, tanta roba questo telefono. Esatto, e quello che ci chiediamo quando vediamo queste cose è: Google, cosa hai fatto col Pixel 3? Se pensiamo che il Pixel 3 è più grande, ha una batteria da 3400, insomma. We bring super fast charge, 40 watt, questa è una grande notizia, perché ragazzi 40 watt vuol dire caricare in mezz'ora tanto, cioè al più del 50%, eccolo qua, 70% in mezz'ora vuol dire quasi 3600 mAh, forse ho sbagliato i calcoli, però fateveli voi per me, ma tanta roba, davvero... Che dovrebbe essere watt. Praticamente molto simile alla Super VOOC di Oppo. Sì. Che è un po' l'evoluzione del Dash Charge di OnePlus. You can charge this phone the 70% of the battery. This is really super fast. But more importantly, with this super fast charge, you have guaranteed the safety. Dice che loro garantiscono comunque la sicurezza di questo super, super, super fast charge, come l'ha chiamato. Hanno passato dei test di sicurezza. E passiamo al wireless charging. Io qua vi anticipo che c'è una novità sulla ricarica wireless che vi farà saltare sul divano tra poco, se la dice. Vedrete. I know last year when we launched the product, many media people ask me that. Why you don't support wireless charge? Allora, la batteria non è al grafene, ma we support more importantly support more quick the wireless charge, because quindi è già diciamo un ibrido, questo posso dirvelo. Per conferma. It's 15 watts. It's still quite fast. But not as fast as the wired 40 watt charge, but it's still very fast. Però io penso che ci sia anche la possibilità di disattivare o comunque di caricare. You can see that we are 70% faster than the other un altro caricabatterie. The wireless charger. 70% faster. Sarà obbligatorio. And 140% than the wired charger. Sono andato un attimo via. Than the other phone's wired charger, because the inbox you only one amp. Tra l'altro ci chiedono, ma la batteria non ne soffre di questa ricarica ultra rapida? Sì e no, sarebbe da fare un discorso un po' complesso perché gran parte della velocità è data dall'amperaggio molto alto e l'amperaggio, se il voltaggio viene tenuto basso, non danneggia così tanto la batteria. Comunque magari sono considerazioni che poi faremo nella recensione più approfonditamente. Eccola qui la notizia che stavamo aspettando. Mate 20 Pro sarà il primo smartphone con la reverse charging, e cioè praticamente potete usare il Mate 20 Pro per caricare un altro smartphone con la ricarica wireless. Cioè, potete usarlo da power bank in pratica. No, questa è una figata, ragazzi. Praticamente voi appoggiate il telefono ad un altro telefono e carica l'altro telefono, perché fa da emettitore wireless. Veramente pazzesco. E tra l'altro non si è sentito perché sono andato un attimo via, che ho avuto un calo di velocità qua della rete,
ma la ricarica wireless è a 15 watt, la più potente attualmente sul mercato. Tenete conto che il Pixel 3 XL ha 10 watt, quindi siamo a un bel 33% in più, che è veramente è un bel passo avanti, perché la ricarica wireless sarà super super veloce, quindi esatto. Poi ha aspettato un po' a entrare sul campo della ricarica wireless, ma quando ha deciso di entrare è proprio a gamba tesa, come se non ci fosse un competitor. E qua direi che con questa feature 15 watt più ricarica wireless inversa, Huawei sta abbastanza spaccando le chiappe a tutti gli altri, direi, perché insomma questa è, diciamo, innovazione, no? Non come quella che Google ha cercato. Poi insomma c'è anche il lato negativo, e cioè che magari lasciate lì il telefono sul tavolino e i vostri amici vi rubano la carica, non è molto simpatico. Però bisogna vedere se è attivabile o disattivabile a scelta la ricarica inversa, che magari via software si può controllare questa cosa. Ok, adesso si parla di GPS, perché anche questo Mate 20 Pro avrà un GPS a doppia frequenza. Allora, sul GPS a doppia frequenza c'è un po' di ci sono un po' di falsi miti in giro, nel senso che per il momento non si può sfruttare, perché per esempio il GPS americano non ha una doppia frequenza, quindi è diciamo inutile in questo momento, ma con Galileo potremo sfruttarlo e insomma avrà una precisione al metro, ecco. Quindi sicuramente un bel passo in avanti. Diciamo che se c'è un aggettivo da usare per questo Mate 20 Pro, prendendolo dall'inglese, è future proof, cioè a prova di futuro. Ha molte tecnologie che probabilmente vedremo negli anni prossimi diffondersi molto. Già, mi trovi completamente d'accordo, Aldo. Hai usato la definizione giusta. Tra l'altro, ascoltiamo un attimo quello che sta dicendo. Ok, qui video di sfida agli altri smartphone. Allora, la grandezza dello schermo è di 6,36 pollici del Mojos, ed è un Quad HD, anzi un 2K, un pochino di più del Quad HD a dire la verità. 3120x1440. Il prezzo non è ancora stato detto e non lo dirà, penso, per il mercato italiano, ma dovrebbe stare un po' più sopra dei 1000 euro. Comunque più tardi, a fine live, vi linkiamo tutti gli articoli su Android su cui troverete tutte le novità ufficiali, quindi rimanete sintonizzati. Ciao Andrea, mio collega Andrea Ricci di Rimble, nostro collega, che immagino sia a Londra, o forse no. No, non è lui a Londra, è un suo collega. Ok, passiamo a parlare di fotocamere, era il momento. Passiamo dal Mate 20. Si passa alla ciccia. Allora, 16 megapixel, 12 megapixel, 8 megapixel per il Mate 20, fotocamera standard, fotocamera grandangolare, wide angle e teleobiettivo, che però sul Mate 20 non è stabilizzato otticamente, pare. 2x, tra l'altro, mentre il P20 Pro era 3x, quindi già superiore da questo punto di vista. Poi magari tra poco vi farò dei commenti in più, vi darò dei commenti in più. 40 megapixel. Scusami, Albert. Tra poco, tra 5 minuti, possiamo dirvi anche qualcosa in più. Possiamo liberare i freni. 40 megapixel sensore principale, 20 megapixel quello grandangolare F2.2, 8 megapixel lo zoom ottico 3x con stabilizzazione. Addio lettore, addio sensore in bianco e nero, benvenuto wide angle. Veramente e finalmente, direi. Finalmente. Brava Huawei, finalmente qualcuno ha capito che questa combinazione è più intelligente che tante altre cose inutili, diciamo così. Esatto, e comunque, come dicevamo anche prima, vedete che le differenze tra il Mate 20 e il Mate 20 Pro sono tante. Già parlando solo di fotocamere, si nota la differenza. Sì, qui appena detto che possono raggiungere
102.400 di ISO, che è un valore assurdo, altissimo, veramente altissimo. Però c'è da dire che con la modalità notturna di Huawei, diciamo che questi valori così alti non li si usa neanche mai. Ok, ok, questa foto fa abbastanza ridere perché c'è a sinistra il Mate 20 Pro, al centro dove non si vede assolutamente niente l'iPhone, da. Sono le solite esagerazioni di Huawei, no, questa cosa non è obiettiva, cioè ovviamente. C'era arrivata anche l'LG col V40, questo è vero, però in Italia non l'ha portato in modo sciagurato. Purtroppo. E tanti prima avevano chiesto anche se ha senso importarlo o no. Dipende un po' quanto, se proprio è l'unico smartphone che vi interessa, che vi piace, può aver senso, però sarebbe stato bello vederlo ufficialmente. AI stabilizer. You can see that we can do in the uni the photo. You can see also very good. Comunque approfittiamo anche per spammare, a parte i confronti di parte di Huawei, andate a vedervi più tardi domani quando volete il nostro video sulla fotografia in notturna che ha fatto Matteo, che l'abbiamo aiutato a Berlino, che è veramente un video fantastico che vi spiega tante di queste cose retroscena sulla fotocamera e su come fare le foto in notturna, e poi capite di più anche perché questi Mate 20 si stanno configurando veramente come delle bestie lato fotocamera. Allora, non è ancora stato comunicato, non sono ancora le 3:30, abbiate un attimo di pazienza per sapere quali di questi smartphone, di questi due smartphone arriveranno in Italia, però i rumor parlano di entrambi. Esatto. And also, you know, this girl sit against the window, so it is very difficult to take this kind of photo. 6,53 pollici il Mate 20, 6,36 il Mate 20 Pro. Tutte sbagliate la presentazione, l'innovazione è facile giudicare dalle parole del presentatore, aspettiamo di vedere nella vita di tutti i giorni, visto che il Pro costa più di 1000 euro. Parole sante di Cosmutz, sono d'accordissimo. Sulla carta è un telefono veramente pazzesco, poi bisognerà vederlo e già oggi lo avremo in prova, perché Michael è a Londra, lo sta ritirando, quindi nei prossimi giorni vi cominceremo a dare le prime impressioni, magari. You know, with this match camera sensor system together, we can achieve from 16 to 270 millimeter wide range. Ok. Questa è una delle. Ho appena parlato di un risvolto interessante della fotocamera grandangolare che permetterà di avvicinarsi a 2,5 cm per fare foto macro. È una fotocamera a fuoco fisso e insomma questo grande campo visivo permetterà delle macro molto ravvicinate, quindi interessante anche questo aspetto. Sì, ci sono tanti aspetti che poi dipendono anche dal software. Che sarà interessante poi provare, testare, vedere. You can see the wide angle, and 3x, you can see 5x. Ok, vedete che qui adesso sta mostrando un po' come grazie al nostro setup di fotocamera si può passare da uno zoom 1x fino a 5x in maniera quasi senza scatti. Alberto, scusami, ti chiedo solo una cosa tecnica. Le foto sono su WordPress, quelle che ti ho passato prima? Sì, le ho caricate. Ok, perfetto. Ok, sono le 15:30, ragazzi, quindi adesso possiamo essere un pochino più tranquilli perché c'era un piccolo embargo sulle informazioni. Dunque, mi sono quasi perso tutte le cose che volevo dirvi. Arriveranno entrambi gli smartphone, sia il Mate 20 che il Mate 20 Pro. Non posso ancora dirvi il prezzo perché non lo so, in realtà. Questa è l'unica cosa che non so. Aggiornato, appena lo sappiamo ve lo diciamo. Esattamente. Il 20 è più grande del Pro, assolutamente, molto più grande. E uno degli aspetti principali del Mate 20 Pro è che è molto piccolo, cioè molto compatto in mano. In London. This photo
we can see the white rainbow, right? But with this wide ultra wide angle lens, a camera system, we can see two rings of the rainbow. You can see the more wide area. Ok, parlano completamente della fotocamera, stanno mostrando un po' le potenzialità di questi tre sensori, cosa riesce a fare uno, se riesce a fare il grand'angolo dell'obiettivo, eccetera, eccetera. Esatto. Quindi, sì. Vedete un sacco di foto sample scattate dal team di Huawei. Poi, ovviamente, noi faremo le nostre. You also can take some interesting photo like this, the cute perspective photo. Cercano anche di insegnarci come fare delle foto artistiche. Pensa che di buon cuore sono quelli di Huawei. Ah, eccolo qua, la cosa di cui vi ho detto. Capture Closer, praticamente, insomma, si può andare a scattare fino a 2,5 cm vicini al soggetto. Il Pro e gli infrarossi, sì, te lo confermo. Hanno migliorato i video? Sì, te lo confermo, Raffaele. Tra l'altro, questo device non l'hanno ancora fatto vedere la funzione, ma grazie alla doppia NPU si può permettere veramente delle cose strepitose, soprattutto in video, con degli effetti in real time davvero impressionanti. E speriamo che li mostrino tra breve. Esatto. Vabbè, queste macro sono anche un po' esagerate, secondo me. You can see, very close, you take. And even this art, you can see, close, you take that. Ma le MIUI aspettiamo se mostrano qualcosa da poco. Photo in water, in anche perché non abbiamo modo di mostrarvi niente in questo momento, perché siamo in live. Esattamente. Allora, io sto armeggiando un attimo con i miei strumenti qua, perché devo controllare una cosina. Fra intanto dice, ma le fotocamere non le compra più nessuno. Diciamo che chi non ha esigenze di diventare fotografo professionista ormai si sa che può affidarsi al proprio smartphone. E non è una cosa negativa alla fine, secondo me. Non tutti sono fotografi professionisti, ma ciò non vuol dire che per i social uno possa fare delle foto discrete, insomma, con lo smartphone. Riuscire ad avere uno strumento, o comunque semplicemente se succede una cosa così al volo e non hai la tua fotocamera dietro, avere uno smartphone che fa buone foto è sicuramente un plus importante. Esattamente. Ok, allora... Non fuggite in questo momento, non fuggite perché la presentazione non è ancora terminata, io sto per mettere online una cosa. Intanto Raffaele dice, sembra di vedere un film dove il cattivo spiega una tecnologia rivoluzionaria e poi si scopre che per farla uccidono persone innocenti. Esageratissima questa cosa, parliamo solo di fotocamere, quindi tranquillo, nessuno è morto in quel di Huawei. Allora, Andrea B, Matteo già Mate 20 e Mate 20 Pro? No, non li ho con me, però adesso posso dirvi che in realtà il Mate 20 Pro e il Mate 20 li ho già provati. Sono andato a vederli a Londra una settimana fa e a fine della live troverete sul nostro canale YouTube una bella anteprima realizzata dal sottoscritto in cui in modo molto approfondito vi spiego tutto di questi telefoni e non solo di questi due telefoni, anche di un altro prodottino che è stato presentato. Ma non è tutto, perché ci sono ancora delle cose che io non so, soprattutto che riguardano altri smartphone che eventualmente verranno presentati. Si parla di un Mate 20X e di un Mate 20 Porsche Design, di cui non so assolutamente nulla, questo giuro assolutamente. E i prezzi anche. Siamo curiosi dei prezzi del Porsche Design, soprattutto.
And people ask me that's why that's this hangout how. Okay, allora, intanto si parla del notch, blocco frontale, progetto, Illuminator. Ci sono esattamente le stesse cose che ci sono sull'iPhone. Esatto. È uscito un video vostro, sì, l'ho appena pubblicato, ma non fuggite, non fuggite. Perché potete guardarlo dopo. Lo potete guardare dopo. È interessante, ma non più di questa live. Esatto, è interessante, ma ci sono ancora delle cose carine. Abbiate pazienza, ancora una 20 minuti. Esatto. Comunque poi guardatelo perché l'ho visto in anteprima, è un video fatto benissimo, dice tutto, è anche un po' lunghetto direi Matteo, però guardatelo tutto perché veramente dice vita, morte e miracoli del Mate nella maniera giusta con delle riprese fantastiche, quindi come al solito Matteo non delude. Ok, adesso si parla di selfie, 24 megapixel di fotocamera anteriore F2.0. con tanto ovviamente di emoticon animate che si basano proprio sul riconoscimento 3D del volto all'iPhone. Animoji. Nessuno ha detto niente. Ah, ho visto che qualcuno se n'è andato, siamo caduti di 500 spettatori, maledetti. Allora, non andate, ma soprattutto lasciate anche un like a questo video, alla live, che ci aiutate a tenerla su. Esatto. Comunque, se proprio dovete andarvene, guardatevi il nostro video, insomma, ecco. Perché c'è una bella anteprima approfondita. Comunque, dai, non perdiamoci in chiacchiere, vediamo cosa ancora da dire a Richard Yu, che sinceramente ha quasi rotto, cioè dovrebbe un po' cambiare questo Richard, obiettivamente, perché non si capisce. Magari sarà anche bravissimo a fare il suo lavoro poi come CEO, però prendete qualcuno per le presentazioni. Sì. Allora, le misure del Pro, dunque, le misure del Pro, magari te le dice Alberto, se... Ah, qui... Allora, no, se volete, dato che questa cosa degli animoji penso che non interessi a tantissimi, vi mostro due secondi le specifiche. Ecco qui, per vedere un attimo le specifiche del Mate 20 Pro. Tra l'altro non so se Andrea Filippini ci prende in giro oppure no, ma sembra che siamo nelle tendenze di YouTube nelle live al terzo posto, quindi ottimo. Beh, se è così, tanta grazie roba, grazie a voi per seguirci, per supportarci, speriamo che vi stia piacendo questa live. E come sempre fateci sapere se c'è qualche problema tecnico che leggiamo i commenti. Allora, torniamo alla live. C'è un panda, allora. Un panda peluche. We're going to start the scanning process. Ah, praticamente sta facendo uno scan del panda per trasformarlo in un animoji. Cosa sta succedendo? Potete creare delle animoji personalizzate con i vostri orsetti pelosi che da bambini. E pensare che un tempo si diceva che nel 2018 ci sarebbero state le macchine volanti, e invece creiamo animoji dai peluche. Bene così. Sì, è abbastanza carina questa cosa, The green sections will start to disappear. All right, we're making very good progress on the scan, and we're almost there. A couple more sections left. 5 minuti dopo. Tra l'altro, Alberto, ti confermo che siamo in tendenza di YouTube, confermato, quindi ottima. Grazie, un applauso a tutti voi che ci state seguendo, che avete reso possibile questa cosa, grazie mille. E rimanete, non andate a vedervi il nostro video, perché se rimanete con noi, veramente, siete riceverete non so, una pacca sulle spalle, non posso dirvi di più. Comunque, questa cosa delle animoji personalizzate, non lo so, sì. Questo panda sembrava enorme, 80%. In realtà è piccolino. Sarebbe stato brutto nel momento in cui non ci fossero state altre innovazioni, fosse stata l'unica cosa interessante presentata, ma dato che è in più, guardate qua cosa è venuto fuori da questo panda scannerizzato, un panda virtuale, carino. Sì. Ma può animare anche la faccia del panda? Life to this object. So when we put some life into this character, and how we do that is that we are going to do a skeletal mapping of the object based on its head, body, vediamo che cosa succede. Oddio, Mastro Lindo coreano, ci assomiglia un po' a Mastro Lindo effettivamente. So what that does, un po' un Homer Simpson anche. Objects, the ability to have movements and life. And
with such a gorgeous stage in front of us, why don't we invite our little panda friend onto the stage in AR mode to perform some actions? Questo è interessante. Non ho capito. Cosa sta facendo? Sta scansionando il... Penso faccia un R sticker. Simile a quelli che abbiamo già visto nella recensione. There's our friend on the stage in AR mode. Ok, però non vedo... Sì, ah, mostratecelo okay. Però. Ok, ha ficcato l'omino panda. Ma questa cosa qua la fa anche Samsung, ma con le facce. Ah, e guardate che figata! Si muove anche, pazzesco! È animato il panda che ha scannerizzato. Io ve lo dico, premendo gli acquirenti di Mate 20 Pro che andranno in periodo natalizio nei negozi di peluche, andranno a scannerizzare tutti i peluche e poi si andranno. Cioè, è pazzesco, pazzesca sta cosa. Comunque questa roba la fanno sicuramente con un nuovo processore, perché comunque ci vuole una potenza computazionale mica da ridere per animare oggetti in 3D in real time, Poi bisogna vedere anche quanto funziona bene, cioè il panda questo panda ha una forma abbastanza umaneggiante, magari con un animale con quattro zampe proprio del genere magari non funziona così bene. Sarà un po' a vedere. Ok, sì, come ha detto Stefano alla francese, perdonatemi, ma il loro motore di realtà aumentata fa il sì egregiamente ad ARKit e ad ARCore. Per quello che abbiamo visto adesso sì, perché un'animazione in real time così... Insomma, sì, comunque quest'anno sta abbastanza lanciando fuochi d'artificio. Questa non la sapevo, nel video non la trovate. E questo è il motivo per cui dovete continuare a seguire la live e non andare a vedere il video, perché qui ci può essere qualcosa in più e vedete anche le nostre reazioni alle cose che non sappiamo. Posso scansionare il mio gatto? Sì, lo puoi scansionare, poi può essere una cosa carina, lo tieni lì, così insomma... Il problema è se resta abbastanza fermo per farsi scansionare, perché i gatti non sono molto amichevoli. Mentre dorme, se cerchi di non svegliarlo. Allora, Matteo, ti voglio su canale 5, per carità. Ti vogliamo da Barbara D'Urso, Matteo. No. Tutti a scannerizzare persone e fare fake video, ecco sì, effettivamente. Comunque, a parte questo, parlando di realtà aumentata, sul Pixel XL, ieri ho messo nella recensione e anche nelle storie di Instagram alcuni spezzoni. Ci sono degli AR stickers che si chiamano Playground, veramente fatti da Dio, benissimo. Ci sono tutti i personaggi di Star Wars che sono fantastici, cioè sembrano veri, e poi puoi interagire con loro, quindi anche quello, devo dire, not bad. Ah, ok, adesso si parla di contest fotografico. Alberto, allora potrebbe essere l'occasione per mostrare l'Express, se... Sì. Allora, quelle del Mate 20 Pro le abbiamo già viste poco fa. Guardiamo un attimo quelle del Mate 20. Quindi, ricapitolando, display 6.53 pollici, è un LCD, 1080p plus. Il processore è sempre un Kirin 980 per entrambi. Sul Mate 20 abbiamo 4 GB di RAM e 128 di memoria espandibili con la nuova nano SIM. 4 GB di RAM, forse un po' pochetti, fateci sapere cosa ne pensate voi. Finalmente abbiamo il Bluetooth 5.0 anche sui nuovi Mate. A parte questo, GPS a doppia frequenza, sistema 3 fotocamere frontali, posteriori, scusate, una frontale, batteria da 4000 e supercharge da 22.5 watt per il Mate 20, quindi più bassa come velocità di ricarica rispetto al Mate 20 Pro. Se passiamo invece al Mate 20 Pro, eccolo qui, vedete che il display è un 6.39 pollici OLED in questo caso, molto allungato, 19.5 noni, è un Quad HD. E qui abbiamo 6 GB di RAM. Pensavo 8, però in realtà si sono fermati a 6. In questo caso troviamo la certificazione IP68 contro acqua e polvere. Troviamo 3 fotocamere sempre sul posteriore, ma migliori rispetto a quelle del Mate 20. E troviamo soprattutto 4200 mAh di batteria con la supercharge da 40 W. La ricarica wireless da 15 watt più la condivisione di ricarica con l'inverse charge. E sblocco facciale 3D. Impronta digitale sotto display e anche modalità desktop wireless. Dunque abbiamo praticamente la modalità che si utilizzava attaccando il cavetto al computer, però in questo caso wireless, che anche questa è una novità. E torniamo alla live.
So yes. We are running the EM UI 9. A EM UI 9 is supported the Android. Parliamo di MIUI 9. MIUI 9, tanti ci avete chiesto se ci sono modernamenti adesso. Eccoli qui in live, tutte le novità. Inspired by nature. We want to bring you immersive experience. Let's see. Vediamo. Vi anticipo che ci sono cose interessanti anche su questa MIUI. Esatto. Video ispirazionale per presentarla. Allora, per chi chiede di nuovo le schermate delle specs, magari le riproponiamo dopo. Adesso guardiamo la live, che c'è la MIUI 9, che è sicuramente uno dei punti più interessanti di questa live, quindi ci ritorniamo più tardi. Ok, si è visto un po' Gesture. Gesture? Ma questa cosa vi farà discutere, eh? Vedrete che tra poco discuterete, ve lo posso assicurare, per un motivo ben preciso, ben preciso. Io mi affido a Matteo, in realtà non ne so tantissimo di MIUI 9 e delle novità. You know today the phone screen that go to the full view screen. So you know that we recommended you to using the gesture instead of three virtual key. Ok, si parla sempre di gesture. Si parla di gesture. Allora, comincio a dirvelo il motivo per cui c'è da discutere. Allora, il motivo che c'è da discutere, che adesso magari lo faranno vedere nelle immagini, ma io dubito certe cose, questa nuova MIUI è stata svecchiata nettamente dal punto di vista grafico e, ragazzi, assomiglia tantissimo alla Samsung Experience. È molto 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 simile graficamente, soprattutto alcuni elementi, quick toggle ad esempio, l'organizzazione dei menu, il carattere, davvero molto molto simile, come del resto anche il Mate 20 Pro, molto simile all'S9 e all'S9 Plus. E questa cosa sono sicuro che farà discutere. Per carità, la Samsung Experience è una, secondo me, delle interfacce più belle attualmente, quindi Huawei ha preso ispirazione dal posto giusto, però ecco, l'originalità è un'altra cosa. Adesso Matteo qualcuno ti vincerà per aver detto che la Samsung Experience è una delle più belle, che sappiamo quando si tratta di interfacce ci sono tanti fanboy. Ma magari la Samsung Experience è un po' lenta, però graficamente devo dire che mi piace. Allora, queste gesture di Huawei le ho già viste sull'Honor View 10 Lite e non mi hanno convinto tantissimo. Poi le ho viste sul Mate 20 Pro e sul Mate 20 a Londra e sono tutta un'altra cosa, perché sono accompagnate da un feedback aptico, sono molto più pastose le animazioni. Tra l'altro non è stato detto, ma queste MIUI ha un aumento del frame rate delle animazioni, quindi sembra tutto molto più fluido ed estremamente veloce. È davvero questo telefono, cioè davvero, ragazzi, io quando l'ho visto e l'ho provato un po' ho detto cioè qui è il top, e in effetti, cioè, non gli manca niente anche dal punto di vista software. Vedrete adesso, se fanno vedere altre nuove funzioni nuove, davvero incredibile. Vedevo che qualcuno mi chiedeva dello schermo. Lo schermo è un OLED curvo 6,36 pollici Quad HD Plus, un pochino più del Quad HD della verità, ed è molto molto bello. Io l'ho visto solo in una stanza al chiuso e l'ho portato vicino a una finestra, insomma mi sembrava carino, sembrava bello ovviamente, però è difficile giudicare in quelle condizioni, bisogna metterlo un po' sotto stress, diciamo, in condizioni difficili, però sicuramente è uno schermo di alto livello, ecco, ma il P20 Pro già lo aveva, quindi non ho alcun dubbio. Sarà interessante capire se a livello fotografico potrà ancora migliorare. Visto che è già stato detto qualcosa della fotocamera, ma non completamente, vi anticipo, vi dico io un'altra cosa che mi hanno spiegato durante il briefing per i giornalisti, che la doppia N più viene sfruttata anche per un real time dell'HDR e dell'applicazione degli effetti dell'intelligenza artificiale. Cosa significa? Che in real time voi potete vedere quali sarà l'effetto dell'intelligenza artificiale, ma non solo, perché l'intelligenza artificiale verrà applicata in una segmentazione di 10 piani. Questo vuol dire che vengono individuati 10 piani all'interno della foto, della scena, e poi viene applicata una correzione diversa per ogni piano.
E in altre parole vuol dire che magari il soggetto verrà mantenuto, diciamo, con un incarnato non troppo spinto sui colori, mentre lo sfondo verrà un pochino più pompato per essere più accattivante. E questo è veramente l'unica cosa che mancava, secondo me, nelle foto in automatico al T20 Pro. E se è stato risolto e funziona bene, potrebbe essere veramente un grosso passo avanti per le fotografie di questo smartphone. L'audio com'è è buono, però sinceramente quando l'ho provato c'era un casino bestiale, quindi non saprei dire completamente com'è, ma lo proveremo a brevissimo. C'è l'Always On Display, intanto ci becchiamo anche questo video con la musica a palla, questo video proprio. L'aggiornamento a Pi per il Mate 10 Pro dovrebbe arrivare proprio in questi giorni, dovrebbe, se non ricordo male ho letto una news che dovrebbe essere partito, quindi non dall'Italia ma arriverà. Quando uscirà Mi Mix 3 darà tanti schiaffi a Huawei? Eh dai, vediamo, io lo spero, lo spero. Ovviamente più smartphone belli ci sono, è meglio per noi. Ok, adesso parliamo di un'altra cosa, di un'altra novità, che questa farà incazzare per il gruppo, penso, Samsung. Sì, ovvero la desktop mode, ovvero Easy Projection, senza fili, wireless. But today, on the Mate 20 series, we make it wireless. Wireless Projection Huawei PC Mode. Samsung ci stava lavorando per l'S10 e Huawei, track, l'ha fregati. E effettivamente funziona. Funziona wireless, l'ho provato, ho collegato un monitor via wireless, via Wi-Fi, e una tastiera e un mouse via Bluetooth, e funzionava. E funzionava abbastanza bene, c'era solo un po' di latenza sul mouse, però io ho provato una versione ancora di test, quindi non definitiva, quindi non posso mettere le mani sul fuoco su quella che sarà la qualità definitiva, però insomma le premesse ci sono, poi ci sta che possa essere migliorata un pochino. Avete bisogno di un dongle Wi-Fi, ovviamente, se il vostro monitor a cui volete collegarlo non è già dotato di Wi-Fi, quindi se lo collegate a una Smart TV, per esempio, non ce ne sarà bisogno, però ad esempio il mio monitor chiuso sul computer non ha il Wi-Fi, quindi avrei bisogno di un dongle USB per collegarlo. Anzi, non USB, ma è con l'HDMI. Però diciamo che ci sta, alla fine l'importante è la comodità una volta setappato il tutto. Sì, 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 esatto. Per le presentazioni, veramente in un ambito professionale è pazzesco, perché voi non avete bisogno di niente. Cioè arrivate, tac, tac, presentazione, desktop mode, veramente si può fare di tutto. A che ora finisce l'evento? Non lo sappiamo, però ci sono ancora delle cose interessanti che devono arrivare, perché non si è ancora parlato di Porsche Design, di Mate 20X, che sono altri due smartphone che dovrebbero arrivare. Huawei veramente non si ferma più, non si è ancora parlato dell'orologio Huawei Watch GT che dovrebbe esserci, e io ho già visto ed è molto carino, non ha Wear OS ma dovrebbe avere un'autonomia stratosferica, quindi insomma vale la pena ancora pazientare. E non è stato detto il prezzo, non è stato detto il prezzo. Vabbè, se copia, ma lo fa migliorando l'esperienza utente alcune funzioni Samsung, tipo desktop mode in wireless, sti quazzi, anzi meglio. Sì, sono d'accordo. Non sono d'accordissimo sulla grafica. Hi, I'm Bob Borchers, I'm Vice President of Marketing at Google, and I can confidently say this is the first time I've been on stage following an AR panda. Di Google vestito come si usava tipo 40 anni fa. Tornato da Messina. Comunque vi ricordo anche, se non siete già iscritti al nostro canale, iscrivetevi. Giusto, hai ragione. Like al video, condividete come al solito tutte le cose. Se vi piace la live, supportateci. Sì, allora Android 9 Pie già a bordo del P20, P20S, Mate 20, Mate 20 Pro.
Android 9 is our latest effort in building a platform. Si è già parlato del lettore di impronte sotto il display, un lettore ultrasonico con sensore di pressione che attiva il lettore solo quando è necessario per non scaricare la batteria. Un lettore che personalmente ho già provato e mi ha convinto, devo dire, avevo provato di recente quello del Xiaomi Mi 8 Explorer Edition e non c'era proprio paragone. Quello era un lettore ottico, questo è un lettore ultrasonico, proprio non c'è storia, nel senso molto molto più veloce e più preciso anche. Tagli di memoria dovrebbe essere 128 e il secondo non lo sappiamo, forse 512. Se non mi sono perso qualcosa, dovrebbe essere per sulla scheda tecnica non c'è solo 128, mi sembra. Solo 128, perché da noi forse arriverà solo la 128. Espandibile, vi ricordiamo, con la Nano SD, nuova trovata di Huawei. Sì, 128 per entrambi, non so se esista anche un'altra versione, ma da noi non arriverà in ogni caso. Allora, anche questo si vede il lettore in trasparenza sul display, guarda, è una cosa che ho provato a guardare ma non c'era abbastanza luce appunto in cui l'ho visto per verificarlo, però sarà una delle prime cose che controllerò già a partire da le prossime ore. Non l'avrò direttamente io, ma l'avrà Michael a Londra e lo proverà poi io domani. Lo prenderò in consegna per cominciare i test, vado a rubarmelo. E domani, tra l'altro, domani vedrò anche un altro smartphone super atteso che arriverà tra un pochetto, in super anteprima porte chiuse, che inizia con la no, non voglio dire. Posso. Finisce con T, ma tanto è tutto sotto embargo ancora per un bel po', quindi. Poi ne parliamo più avanti, quelli. Esatto. No, domani non Mi Mix 3 non ancora. And have more control over how they interact with them. Tra l'altro siamo persi quello che diceva Bob. Underlying these efforts are our digital wellness APIs, which we've made available for our ecosystem partners. Allora, abbastanza tecniche. Il Pro e Dual SIM. Allora sì, il Pro e Dual SIM, come anche il Mate 20, in realtà sono Dual SIM col secondo slot condiviso con la memoria espandibile Nano SD, che è una micro SD più piccolina, grande come una Nano SIM. Quindi Dual SIM, come il, anzi non come il P20 Pro in realtà. P20 Pro non è Dual SIM, se non mi ricordo male adesso. No, è Dual SIM, scusate. Sì, come il P20 Pro. Però in questo caso abbiamo la Nano SD. Nano SD su cui non è stato detto nient'altro a parte le dimensioni e le performance, 256 GB, bisognerà capire il prezzo, ma non è escluso che questa cosa possa essere nella confezione, chi lo sa. Non sto alludendo a cose che io già conosco, perché vi giuro questa cosa non me l'hanno detta, non mi hanno detto i prezzi, non mi hanno detto niente, mi hanno solo fatto vedere il telefono. Il Pro e gli infrarossi sì, la radio no. Reliable DRM performance, 4K decoding and the next generation video codecs. We've worked very closely with Huawei. Parla di codec, cose tecniche a livello di YouTube, probabilmente altre piattaforme di streaming. As you saw earlier, Huawei P20 Pro. Allora, il mio collega Giuseppe dice che non c'è. Non c'è in confezione una Nano SD, ecco, questo ve lo possiamo confermare. Chiedo se c'è altro in diretta, poi abbiamo informazioni che arrivano un po' da tutte le parti, comunicati stampa, informazioni dei colleghi. Ok, ci sarà una cover in confezione, ma null'altro, ecco. Caricatore supercharge da 40 watt. Vi ricordo anche che il Mate 20, non il Mate 20 Pro, non ha la ricarica rapida, o meglio, ha la ricarica rapida, ma non ha la super supercharge. Quindi non va a 40 watt, ma va a 22,5, ecco, grande Albe. E quindi comunque diciamo in linea con quello che erano fino adesso i top Huawei, ma non questa super autonomia. Tanto vi do un'informazione di servizio che magari a qualcuno interesserà. Il Pixel 3 XL, da quando è iniziata questa live, ha perso il 45% di batteria. Ammazza. Sì. Ciao Chris07, mi saluti. Ciao. But with so many options, we wanted to make it even easier for businesses to select. Giovanni è di un'altra corrente, dice Asus ROG Phone tutta la vita, e lo stiamo ancora aspettando noi.
Sì, vorremmo testare anche noi. Esatto, se non sapete cosa fare, poi scrivete su un account di Asus, magari su Instagram. Scrivete, mandate il ROG Phone ad Alberto. Perché non avete mandato il ROG Phone ad Alberto di tutto Android? Se avete paura del nostro giudizio? No, beh, a parte gli scherzi, non ce ne sono molti e Asus ci ha paccato clamorosamente, ha detto sì sì, arriva e non è ancora arrivato. Devices are more secure. Cosa? Pixel XL 40? No, 45% in meno. Sono davvero alla frutta quasi. Sono al 55% di autonomia ed ero al 100% quando abbiamo iniziato. Alberto, se Huawei la tira avanti per più di un'ora, Matteo ci lascia. Sì, perché il Pixel 3 XL è morto. Allora, qualcuno prima ha chiesto se valeva la pena passare da P20 Pro a Mate 20 Pro. Secondo me no, nel senso che comunque ci sono tante cose carine, ma... Allora, aspettate perché Giuseppe mi sta passando delle novità interessanti. Allora, prezzi in Italia. Prezzi in Italia ufficiali, 799€ Mate 20, 1099 Mate 20 Pro. Attenzione però perché ci saranno dei regalini per i preordini. Coloro che sfrutteranno i preordini entro il 29 ottobre, quindi sarà disponibile probabilmente dalla settimana successiva, riceveranno in regalo Huawei Watch GT, ovvero l'orologio di cui non abbiamo ancora parlato ma che arriverà, che è davvero molto carino, ve lo posso assicurare, e anche un wireless charger del valore di 199€ e 59€ rispettivamente, per un bel totale di 259€. Okay. Di non regalo. Male, non male come offerta. No, per ricevere successivamente l'acquisto, chi deve avvenire nella finestra temporale prescritta va registrato lo smartphone su un portale huaweipromo.it. Beh, un bel bundle da parte di Huawei, eh. Vi ricordo Huawei Watch GT e Huawei Wireless Charger del valore di 199 e 59€ regalati con il Mate 20 Pro da 1099€ se lo ordinate entro il 29 ottobre, quindi da 1099 togliete 250€, tutto sommato arrivate a 850, e, sì, 850, che è un prezzo comunque alto, ma... Se avete proprio la scimmia, potrebbe valere la pena prenderlo subito invece che aspettare qualche settimana, che meno male non scenderà di tanto in qualche settimana. Ok, video recap. Recap, tra l'altro ricordo anche che dentro ci sono degli auricolari in confezione, insieme alla cover trasparente, un jack, un adattatore jack Type-C. Anzi no, scusate, degli auricolari con Type-C all'interno della confezione, per essere usati col Pro. Le FreeBuds quando escono, le recensite, sicuramente sì, per il Pro ovviamente questa dotazione di confezione. Avrà la GPU Turbo, ovviamente sì. Nel volantino di Troni da stamattina c'era scritto che costava 1099 il Mate 20 Pro. Sì, è vero, te lo confermo ufficialmente. Tutte le novità, comprendono la Dual NPU, verranno aggiunte al P20 Pro? No. Molto probabilmente no, perché sono proprio legate. La Dual NPU no, perché dipende dal processore che ha il 980, il P20 Pro ha il 970, quindi non, le cose legate alla Dual NPU non possono aggiungere in nessun modo. Allora, considerato che il Mate 10 Pro è decisamente paragonabile al P20 Pro, vedendo anche gli ultimi aggiornamenti, stabilizzazione notturna a mano libera di 4 secondi, vale la pena passare al Mate 20 Pro? No, io penso di no, un anno se lo fa ancora tranquillo il Mate 10 Pro, ecco. Matteo, lo porterete alla cena a Torino? Ecco, grande Stefano Gero che ha spoilerato un evento di tutto Android che avverrà molto probabilmente a Torino, e questa è un po' la notizia che vi do adesso, sono felice di darvi. Una grande festa di tutto Android con voi utenti, e ci sarà uno sponsor importante, magari insomma ci sarà anche la possibilità di avere dei regali veramente
molto molto interessanti. Vi comunicheremo sui nostri social, ovunque, tutto quanto, tutte le informazioni su questo evento di tutto Android. Non vediamo l'ora di potervelo dire. Perché gli eventi a Torino li fate solo ora? Perché aspettavamo l'occasione giusta. Io l'avevo promesso quando abbiamo fatto l'ultimo evento a Roma, i torinesi erano stati un po' delusi, ho detto vedrete che vale la pena aspettare, a Roma ci sarà, a Torino ci sarà un evento. Intanto siamo qui col Porsche Design. Ah, ecco, me l'ero perso, io, mi ha fatto prendere. Porsche Design. Intanto torinesi della chat, fatevi sentire. Stefano chiede se regaliamo coupon sconto per il May 20, se li avessimo li useremmo noi. Non ne abbiamo. Chi lo sa che non possiamo regalare direttamente un Mate, ma chi lo sa? Non oggi però, non oggi. Se voi lo chiedete a Huawei magari, ma non oggi, questo è proprio sicuro, purtroppo. Che ne dice di questo Mate 20 RS Porsche Design con quella linea centrale e pelle sulla parte posteriore? Secondo me è bruttissimo. Sì, vorrei... è molto strano. Ciò che ci interessa è il prezzo, quanto costerà questo Porsche Design? L'anno scorso erano 1.600, vediamo... Esatto. Giovanni Menardi, tu sei di Cuneo, io abito in provincia di Cuneo, quindi insomma. La Live si è spostata in anticipazione da Torino per la prossima evento di Android. No, parliamo del Porsche Design. Tra l'altro, Porsche Design, ragazzi, allora, adesso sul canale YouTube nostro c'è già la video anteprima su Mate 20 Pro, Mate 20 e Watch GT, con tutte le informazioni, ma andatevela a vedere dopo. E dopo uscirà anche l'anteprima del Porsche Design o Mate RS, insomma, che è questa cosa qua, che farà Michael direttamente da Londra, quindi un'anteprima classica. E quindi, ovviamente, se non sarete ancora iscritti, iscrivetevi, perché arriverà anche questo video. Al vederlo così, sinceramente, secondo me è bruttino, però ditemi voi a che cosa ne pensate. Non lo so, sembra lo smartphone interista o milanista vederlo così, però. Secondo me quello rosso piacerà a Marques Frolli. E più Porsche Design. Allora, i dettagli sul software Always On Display, notifica anche app di terze parti, purtroppo non saprei dirti, ma appunto lo avremo adesso. In recensione saprete tutto. Esatto, come anche lo stereo del Mate 20, purtroppo non l'ho provato. Il Mate 20 Pro è stereo, il Mate 20 probabilmente no. Comunque questo presentatore del Porsche Design sembra molto uno dell'alta borghesia, un po' scazzato di essere un evento per il pubblico. Sì, esatto, voi poveri che tanto prenderete il P20 Pro, euro, io invece vi parlo del Porsche Design da... Porsche Design. Porsche Design. Exemplifying the shared heritage and DNA of both brands. Grazie a voi che ci seguite davvero da parte di tutto il team di tutto Android, ovviamente ci siamo noi in live, però c'è tutto un team dietro, la redazione eccetera, che sta preparando articoli su articoli, c'è Michael a Londra dal vivo all'evento, insomma, oggi dispiegamento di forze corpose, no? Perché non ricordiamo che mentre noi siamo qua a parlare tranquilli davanti al computer ci sono i nostri colleghi che stanno smanettando come dei pazzi per scrivere gli articoli e buttare tutto online. Quindi, comunque a fine live poi vi linkiamo tutto qui nella chat della live, così potete trovare tutti i link utili senza che dovete andare a cercarli, ci pensiamo noi. Esatto, allora la prevendita dovrebbe iniziare tra poco, perché se entro il 29 ottobre dovete farla per avere in promozione, o meglio in regalo, il Watch GT. Niente Jack per le cuffie. Ciao anche a Epic Momo Gamer 45. Niente Jack sul Pro, però sul Mate 20 c'è. Cioè. Giusto. Costi 1.099 euro Mate 20 Pro, 7.99 per il Mate 20. C'è una bella differenza di prezzo e direi che ci sta tutta, perché sono proprio due telefoni completamente diversi.
Soprattutto c'è una cosa che non è passata durante la presentazione, ma che vi posso dire io, avendoli toccati con mano. Il Mate 20 Pro preso in mano rispetto al Mate 20 è proprio un'altra cosa, c'è proprio una qualità trasmessa dai materiali, dal design, che è tutta un'altra storia. Su questo dovete fidarvi un po' di quello che vi dico, però è così, proprio i materiali sono diversi, poi c'è l'impermeabilità, fotocamere diverse, funzioni esclusive, quindi insomma c'è un abisso. C'è Stefano Zero che mi ha scritto adesso un messaggio e mi è finito la cosa dicendo 1099 euro, è caro, su questo dobbiamo anche fare un ragionamento. Huawei si è fatta prendere un po' da questa mania di alzare i prezzi in modo esagerato, il prezzo è salito davvero tanto rispetto al Mate 10 Pro dello scorso anno, eh. Come lo scorso anno il prezzo è salito molto rispetto al Mate dell'anno prima. In due anni ha fatto veramente un salto. Era 7,99 o 8,99, comunque stiamo parlando di almeno 200 euro in più. È tanto, è tanto. Poi comunque bisogna vedere quanto tempo ci metterà a scendere di prezzo Street Price online. Certo. Allora, vi ricordo però che se lo comprate subito avete 250 euro circa di regali che eventualmente potete anche rivendere. Ora, la basetta wireless del valore di 59 euro mi sembra un po' esagerata, però una basetta wireless a 15 watt, credo, che è la massima attualmente in commercio per caricare la massima velocità, il Mate 20 Pro, che arriva proprio a 15 watt di assunzione dell'energia wireless, quindi davvero un valore alto. Questa cosa mi fa un po' paura perché già si scaldano molto i telefoni quando li caricate wireless. Vedremo. Veramente bruttissimo questo telefono, uno dei più brutti telefoni che abbia mai visto, con questa pelle posteriore. Non so se sono io che sono troppo poco borghese per... Però diciamo che nasconde bene l'insetto delle fotocamere, questo fatto. Sì. Ah, ecco, tra l'altro hai detto una cosa interessante dell'inserto delle fotocamere. Su Twilight è un po' un pugno nell'occhio la parte posteriore con nera. Sulla versione nera, lucida, si nota molto meno e forse per quest'anno potrebbe essere la scelta più azzeccata, almeno... Visti così è quella che mi è piaciuta di più, perché è davvero molto molto elegante, molto raffinata, davvero un bel bel telefono da questo punto di vista. Anche la versione verde è molto bella, però appunto anche lì si nota tanto l'inserto centrale, pam, con tutte le tre fotocamere più il flash. Qualcuno ha visto che mi chiedeva della texture, il grip è veramente migliore, sì, un po' migliore, ma è anche molto cheap questa texture, se devo essere sincero, fa un effetto che non è tutto bellissimo. È una texture incisa sul vetro, un vetro lavorato. Ok, questi sono i tagli di memoria, 8 GB di RAM, 256 di memoria interna e 8 più 512 per il Porsche S. Porsche. Non dicono il prezzo, possiamo fare un toto prezzo. Io dico 1899, 1799, ma non lo so, sto sparando. I prezzi assurdi. Ah, pure le case. Vorrei capire chi è che. Vorrei capire proprio chi se li compra questi telefoni. Chi ha una Porsche? Era fantastico, mi ricordo ancora l'evento del Mate 9, dove Richard Yu è arrivato su una Porsche in sala. Veramente incredibile, cioè tutti la tamarraggine. Sì, la tamarraggine incredibile. Beccatevi questo Porsche design in questo video. Ma 1099 il total prezzo, ecco. Voi dite 1999, 1579, 1999, 2100 addirittura, no. Però potrebbe essere 1999 per essere i primi a arrivare alla soglia dei 2000. Sì. Tanto sanno che chi si compra questo smartphone spende quanti soldi vuole. È uno smartphone per chi non ha problemi di soldi. Ah, sì, vero. Ciao Enzo De Franco, ciao. Cosmos 1549. Intanto stanno scendendo gli spettatori, Tutti con la curiosità di andare a vedere l'anteprima, Maledetti. Però grazie a chi è ancora rimasto. Attenzione, esatto, one more big thing, mi sa che qua c'è un Mate 20 X. Eccolo qua. Schermo da
very large screen. 7.2 pollici. E la Madonna. 7.2 inch. Actual large screen. Oddio, Ivan, terribile. Il commento giusto, sono d'accordo. We bring you Huawei Mate 20 Tiger Edition. And also X sta per Tiger Edition, praticamente potete metterci cosa volete. Volti perplessi in sala, quindi si chiedono, ma che è sta roba? E questo comunque sappiamo che non arriverà in Italia. Un marone, un tablet con notch. Fateci sapere se ne sentite la mancanza del fatto che non arriverà in Italia, se siete molto dispiaciuti. Allora, le cornici sembrano sottilissime, sembra un po' Mate 20 esteticamente. Non posso usare al posto del televisore. Beh, better productivity, beh, ci credo, un computer praticamente. No, no, io veramente voglio fare una petizione contro questi schermi enormi. Ma che è sta roba? Ma cioè, facevano prima presentarci insieme anche una custodia con la tastiera direttamente, un tablet. Sì, vai fare. Non è un phablet, è un fa-tablet. Dobbiamo coniare un nuovo termine. Vergogna per Maurizio che dice che gli piace. Ok, il nostro moderatore, potete insultarlo. Adesso per 5 minuti valgono gli insulti a Maurizio. And also... while you're using navigation with a large screen, that's ok, also getting potete... ah, però... and also this penna! Ah, una penna! You can draw on it. 4096 livelli di pressione, quindi una penna capacitiva tosta. Potrebbe già cambiare un po' il mio giudizio, qua, dal ridicolo all'interessante. Ma non ho visto, è integrata alla Note o è esterna? Mi sa... esterna, mi sembra che è enorme. Non lo fuori dalla tasca. E poi è enorme, quindi diciamo un po' somodino. Allora, 5.000 ora piace a tutti, finalmente pennino. Hanno rubato la pennina al Note. No, perché se l'ha tirata fuori dalla tasca e non dal telefono. So for the mobile gaming, we almost double the gaming time compared with other phones. Vabbè, adesso parla di gaming. Mobile gaming. Bravi, bravi, potete insultare Maurizio che ha detto che gli piace questo bestione. Vi prometto che vi proteggo dal ban direttamente con l'account. No, sto scherzando. Ok, potete andare da Tokyo a Londra usando di continuo il Mate 20X. We also bring your actual performance. You can see that's mobile gaming. Potevano trovare un nome più intelligente, se devo essere sincero, perché l'X me lo sarei aspettato per la super top mega novità. Questa, insomma, mi sembra carino, ma più che carino mi sembra un bestione. Sì, è molto per l'Asia questo, che sono abituati. This one you can see that we can reach almost full frame. So 59, 58, 57. Vabbè, questo è un confronto di NBA 2018 tra le Facciamo 9, una statua per Andrea Filippini che vuole che io crei una petizione contro i tablet che si credono smartphone in favore del mio amato Xperia XZ2 Compact. Bravo, bravo, grandissimo. E però aspetta, perché l'XZ2 Compact potrebbe essere presto soppiantato da un nuovo telefono, ovvero il Pixel 3, non XL, che è stupendo, arriverà tra poco la recensione. The Vapor Chamber is a wide. Prossimo anno Mate 30X da 10 pollici. That's comunque, Vapor Chamber, insomma, riscaldamento a liquido, heat pipe. No, Vapor Chamber. Sì, sì, sì. Ma anche tra l'altro, questa cosa quindi non c'è sul Mate 20 Pro, ma c'è sul Mate 20X. Quanto pare sì. Qua avevano lo spazio. Sì, effettivamente con un display così grande ci metti dentro anche la macchina del caffè. The film, we introducing a world first graphene film on the smartphone. Ah, ok, qui si parla di grafene, ecco, l'hanno utilizzato per la dissipazione. Ho detto riscaldamento a liquido. Raffreddamento a liquido, scusate. We can make the best cooling. You can
è arrivato anche Jarko con... e già comincia Jarko, un amico personale che è qua a spammare in chat, adesso lo bagno. Queste faglie in live dove le trovate sono su Android. The power consumption will geometrically increase. That's why we need the cooling for that. Lower temperature. That's prezzo Mate 20 normale $7.99 in Italia. So you can see the, after 1 hour mobile gaming. Vabbè, insomma, queste cose, questi confronti che Huawei si ostina a fare, io non li sopporto. Loro non mi piacciono per niente perché sono palesemente parlocchi. Cioè, e in questo si vede un po' l'anima cinese di Huawei, se devo essere proprio cattivo, però è così, sono solo spesso i cinesi che fanno questi confronti assurdi, che tanto insomma non ci crede nessuno, quindi parlassero delle feature che poi ci sono. Di cui effettivamente Huawei non avrebbe bisogno, perché con tutte le innovazioni che hanno messo dentro questo Mate 20 e Mate 20 Pro non hanno bisogno di fare questi confronti per farsi valere. Un gamepad con il Mate 20X. Allora, Stefano, la batteria del Mate con la Switch. Ah, è vero, scusate. Vabbè, questa cosa mi sembra anche un po' esagerata, no? Abbastanza. Rispondo a Stefano che chiede se il Mate 20 Pro alla fine usa un misto litio o grafene oppure no. Allora, durante l'anteprima, il briefing, hanno parlato di un grafene all'interno della batteria. Per la struttura interna, che sinceramente non so bene cosa significhi, ma mi informerò bene su questa cosa qua, perché insomma sono sempre molto veloci, rapidi e poco precisi in questi briefing, ma insomma cercherò di portarvi un approfondimento su questo, dirò come funziona effettivamente. Perché non saprei dirvi più di questo. Qui abbiamo un recap delle spec del Mate 20X. Tra l'altro il cameraman di Huawei sta facendo dei salti velocissimi, che sembra che sia la prima volta che usa una telecamera. Sì. Allora, Kirin 980, 7.2 OLED display, carino, 5000 mAh, sistema di raffreddamento grafene e camera a vapore, 40 megapixel la fotocamera e poi il IP53, quindi non 68 come il Mate 20 Pro. Huawei M Pen con un asterisco, mi sa che vuol dire venuta separatamente, penso anch'io. Allora, Davide Lukaric tra poco finirà l'evento e faremo un riassunto rapido. Altrimenti la cosa che puoi fare per vedere è andarti a vedere l'anteprima che linkeremo tra poco su... Sì, tra l'altro ormai qui siamo agli sgoccioli con la live, quindi poi vi teniamo un po' di compagnia per commentare un po' tutto quanto, fare un recap e vi diamo tutti i link del caso. Mate 20 Pro and Porsche DI, Mate 20 IS. Ogni tanto Richard Du si ferma e fa... Che non si ricorda che cosa deve dire. Sì. Si ricorda come si dice in inglese. Era fantastico Richard Liu che in una delle ultime presentazioni, non mi ricordo quale fosse, forse è proprio del P20, P20 Pro e P20, a Parigi, aveva il naso che gli colava, c'era un raffreddore incredibile e continuava a bloccarsi, c'era una pena incredibile, faceva una tristezza. Ah, guardate qua, il charger da 40 watt per la macchina. 40 watt, figata. Giovanni chiede il prezzo Mate 20X, non lo ha detto e non arriva in Italia, quindi... No, non arriverà in Italia. Perlomeno non adesso. Eccolo qua, ma questo benedetto Huawei Watch GT. La star dell'evento. Non Huawei, dice Huawei. Adesso dovrò dire anche Huawei Watch. Show you. I will make it longer. Non è convintissimo. Allora... Vi dico io qualcosa di questo orologio, ma che l'ho visto, è uno sportwatch in teoria, però a vederlo non sembra uno sportwatch, anzi è molto elegante, non ha Android Wear Wear OS, ma ha un sistema proprietario, è un GPS a doppia frequenza con anche supporto a Galileo, un sistema di riconoscimento del battito cardiaco molto avanzato con anche
un sistema, un algoritmo di machine learning che migliora i risultati adattandoli a quelli dell'utente, e soprattutto una batteria fenomenale che dovrebbe durare fino a 30 giorni se voi lo usate normalmente come orologio, 2 settimane con 90 minuti di cardio alla settimana e 22 ore consecutive con GPS e cardio attivati. Non è però un orologio con nano SIM, quindi insomma con i SIM, scusate. Eccolo qua, quello che dicevo della batteria. 2 settimane, 22 ore in GPS mode. Questo dato delle 22 ore è molto interessante, perché ci sono degli sport, soprattutto per esempio mi viene in mente il trail o la corsa lunga, le maratone, eccetera, dove avere un orologio che dura tanto è fondamentale. Andrea Ricci che cita Huawei, e io lui sappiamo perché. E ringraziamo comunque Marco che ci fa i complimenti per la live e dice che senza di noi l'avrebbe chiusa subito quella di Ricci. Grazie a te per seguirci, ci fa piacere che gli sta piacendo questa live. Ne approfitto per spammarvi la grafichina, che dice iscrivervi. Watch GT secondo me non ha lo speaker, ma non metto le mani sul fuoco perché non l'hanno detto, ma il fatto che non l'abbiano detto non vuol dire che non ci sia. Sicuramente è un orologio pensato più per lo sport che come smartwatch. Se qualcuno vuole un Note 9, Stefano Zero ne vende uno tenuto maniacalmente, ve lo dico perché lui è un maniaco di queste cose, quindi è tenuto maniacalmente il suo telefono. Concludete l'affare con un torinese, così si può comprare il Mate 20 Pro, siamo tutti contenti. Ecco, vedi che Stefano... Partono già le offerte. È già partito con le offerte. Watch GT supporta metodi di pagamento affini? Secondo me no, non dovrebbe avere l'NFC. Ricordo che è puramente pensato per lo sport. Anche perché Huawei ha già il suo smartwatch in commercio, che ha tutte le varie cose. Il prezzo di questo Watch GT lo sai, Matteo? 199€. E vi ricordiamo che sarà regalato a chi preordina o si compra il Mate 20 Pro prima del 29 ottobre. Avrà le stesse funzionalità per disfunzioni cardiache dell'Apple Watch? Allora, non posso dirtelo con certezza, però durante la presentazione è stato messo molto in risalto questo fatto della salute e dell'attenzione all'utente, quindi... potrebbe essere. Ecco, guardate qua, proprio se ne sta parlando, TrueSleep 2.0, è un sistema di monitoraggio del sonno che potrebbe anche avere a che fare qualcosa con l'analisi del battito cardiaco. Ok, adesso sta dicendo anche che monitora tutto mentre si dorme. Allora, se acquistato subito in preordine entro il 29 ottobre avete il Huawei Watch GT e un caricabatterie wireless del valore totale di 250€, che è 249€. Ok, non è stato detto alcunché di un chip NFC interno, quindi penso che non si potrà utilizzare per i pagamenti. Ciao a quelli che stanno scappando, grazie per averci seguito. E ovviamente andatevi a vedere il video anteprima di questo, dei vari prodotti, che è già sul nostro canale YouTube. Esatto. Trovate sul canale YouTube e anche sul sito gli articoli vari con dentro i video, le foto, tutto quanto, insomma. Comunque è una delle presentazioni più lunghe di Huawei, eh? Di solito sono sempre molto stringati, invece. Però ti dirò la verità, mi sta pesando meno di quella del Pixel. Il Pixel sembrava chissà, veramente non finire mai. Chissà come mai, Albe, chissà come mai. Vediamo un video riepilogo su questo Huawei Watch, 50 metri di profondità, di resistenza all'acqua, un monitoraggio del nuoto, corso ovviamente, è proprio un bello sport watch, insomma sono
curioso. Vedete che anche delle funzioni smart, notifiche. With 2 weeks of battery life, you are always ready to explore. Alla fine, per avere un'autonomia migliore, si è abbandonato Wear OS. Insomma, non mi sembra, che. Sì, non ci sono tanti compromessi che si possono fare, purtroppo. Esatto. Perché non spammate voi la vostra applicazione? È bellissima. Allora, grazie che ce l'hai ricordato, adesso ve la spammo. Scaricatela. Scaricatela. Tra l'altro, piccolo spam, questa applicazione riceverà presto un restyling, come anche il nostro sito. Quindi... E sarà spettacolare, ragazzi. Spettacolare. Libro, sia l'applicazione che il sito. Tutto Android sta per diventare al livello successivo proprio. Tra l'altro, ecco qua il link alla nostra applicazione di tutto Android. Esatto. Tutto Android ve la mostro anche qui, è sul Play Store. Recensioni decisamente positive, trovate tutte le nostre news giorno per giorno, divise per categorie, potete vedere solo quelle che vi interessano, dunque scaricatela e usatela. Torniamo alla live. Niente nuove FreeBuds, pare di no. Per quanto riguarda le FreeBuds prima versione, io ce le ho, posso dirti che non sono proprio al top, eh. Mi sa che questo è il video conclusivo, comunque. Sì, mi sa anche a me. Comunque, vediamo questo, allora... poi ci guardiamo le spec un attimo di nuovo, facciamo sì. Un recap e vediamo tutti i link. Se tu, Albe, ti prepari le specs, facciamo un bel recap. Sì. Fai tu un bel recap delle specifiche, così... Allora, fateci sapere nei commenti se volete vedere il video finale o se passiamo subito alle spec, veloci. Intanto siamo secondi nelle tendenze live di YouTube, quindi grandi ragazzi, grandi. Grazie. Per noi questo vuol dire molto, perché ci permetterà di, insomma, portarvi cose sempre nuove anche. Esatto, veramente. Stiamo crescendo tanto e vi siamo grati per continuare a seguirci, vuol dire che apprezzate il nostro lavoro. Sembra una piccolezza, però effettivamente sono delle cose che poi diventano utili, okay. Anche per noi. Allora, video è finito, vediamo se c'è qualcos'altro da dire. Ok, non è tornato Richard. Vediamo quindi cosa ha da dirci. Ah, parliamo di prezzi adesso, li sappiamo già, ma magari scopriamo quelli del Porsche e del Mate 20X. Ok, 7,99, 8,49 per la versione 128, per la versione con 6 GB di RAM, che non arriverà da noi, però, esatto, credo. Probabilmente. E comunque diciamo che quando si arriva a quei prezzi si potrebbe già pensare al Mate 20 Pro. Ok, quindi dal 16 ottobre, quindi da oggi, potete già preordinarlo. E probabilmente ci sarà in qualche negozio. The price is 899 euro. Ok, il 20X non arriverà in Italia, però è una metà via come prezzo tra il Mate 20 e il Mate 20 Pro. And this is a Porsche Giant. Ullala, Rio 2095. Ecco, 2095 e abbiamo sfondato i 2000 euro. Ale, stappiamo le bottiglie. Veramente Huawei, ma che combini! And this is a Huawei Watch GT. Ok, 199 euro, 249 per il classic del Watch GT. Che, sinceramente, quello sport secondo me è più bello, comunque. Sì, decisamente. È spuntato fuori un Band 3 Pro. Il Band 3 Pro in teoria c'era già, lo davano in preordine con il Mate 20 Lite. Quindi non è una novità. Vabbè. Ok. Finita. Comunque ce l'abbiamo fatta. Esatto. Questo è un nuovo capitolo di bassezza nella storia degli smartphone. Superati 2000 euro per uno smartphone. 2000 euro. Grande Huawei. Complimenti per essere stata la prima a salire sempre 2000 euro. Torniamo alle nostre specifiche. Facciamo il recapone. Matteo, se vuoi. Se vuoi darlo tu, ho messo la grafica delle 20. Vai tu, Albe. Vai tu. Ok. Allora, Mate 20. Come state vedendo, display 6.53 pollici, quindi più grande la diagonale del Mate 20 Pro e meno allungato, perché è un 18.7 noni contro il Mate 20 Pro, che è un 19.5 noni.
E la più grande differenza comunque è che il Mate 20 è un LCD, mentre il Mate 20 Pro è un OLED. Per il resto, come abbiamo visto, ci sono due varianti, 4 o 6 GB di RAM per il Mate 20. Novità interessanti, Bluetooth 5.0, Wi-Fi AC, GPS doppia frequenza, che non possiamo ancora sfruttare, ma è sicuramente una cosa importante per il futuro. Tre fotocamere sul Mate 20, che sono 12, 16 e 8 megapixel, sempre in configurazione quella principale, più una grandangolare più un teleobiettivo. E sul Mate 20 abbiamo la supercharge a 22.5 watt, dunque inferiore a quella del Mate 20 Pro. Ciò che c'è di meglio è che è presente il jack da 3.5 mm e per il resto la modalità desktop wireless è presente su entrambi. Dunque passiamo al Mate 20 Pro, eccoci qui, e vedete che qui abbiamo un 6.39 pollici OLED, che è un quad HD, dunque veramente molto molto risoluto, 538 ppi sono tantissimi, 6 GB di RAM e 128 di memoria nella versione base, che sarà l'unica probabilmente che arriverà qui in Italia. Abbiamo sempre il Bluetooth 5.0, GPS a doppia frequenza, ma qui abbiamo anche la certificazione IP68, dunque resistente ad acqua e polvere. Quindi costruzione, come ci ha detto Matteo, più premium, migliore rispetto al Mate 20. Non è solamente... anche se esteticamente sono simili, il Mate 20 Pro si configura meglio. E anche per le tre fotocamere, qui è sempre RGB, grandangolare e teleobiettivo, ma abbiamo 40 megapixel per quella principale, 20 per quella grandangolare e 8 megapixel per il teleobiettivo. Batteria qui da 4200 mAh, quindi leggermente più alta del Mate 20, ma soprattutto qui c'è la ricarica super a 40 watt, velocissima, 70% in 30 minuti. Ricarica wireless con la basetta 15 watt, che anche questa è la basetta più veloce disponibile in commercio. E la condivisione della ricarica tramite la ricarica inversa, che vi permette di usare il Mate 20 Pro per ricaricare un altro smartphone che è dotato di ricarica wireless. E per il resto è impronta digitale sotto il display ultrasonica, sblocco facciale 3D con gli infrarossi e sempre modalità desktop wireless. Qui ho sbagliato a segnare, ho scritto che c'è il jack da 3,5 mm, ma in realtà non c'è sul Mate 20 Pro. Attenti che manca il jack sul Mate 20 Pro. Dunque, un ottimo recap. Torniamo a noi. Matteo, cosa vuoi dire su questi, tu che li hai visti più da vicino? Allora, proprio facciamo una cosa di... Oh, scusatemi. Facciamo una cosa di 2 minuti, così poi vi lasciamo i link con le video anteprime. Allora, devo dire, uno smartphone, il P20 Pro, Mate 20 Pro, che dal vivo è molto bello, ha tecnologie non plus ultra, nel senso che attualmente in commercio non c'è niente che sia più completo, questo è un dato di fatto, non è questione tanto di fanboismo o di essere di parte, qua è un dato di fatto, le caratteristiche tecniche sono quelle. È tutto da verificare, nel senso che non l'abbiamo ancora provato e bisogna vedere se tutte queste caratteristiche avranno un riscontro reale, però sulla carta davvero bello, davvero un ottimo lavoro da parte di Huawei. Interessante questo Mate 20X enorme, anche se a me non piacciono tanto quei prodotti lì, però per il gaming potrebbe avere il suo senso, peccato che non arriverà in Italia. Bello il bundle di vendita iniziale con il Watch GT e la ricarica wireless, che vi fa risparmiare un po'. Il prezzo altino, 1099 euro, sono tanti, si è sforato i 1000 euro anche per Huawei, che era abituata a tenere qualcosa di un pochino più basso, quindi mi spiace da questo punto di vista, però considerato anche cosa offre la concorrenza, ci può stare, anche se è assurdo dirlo, ma è così. Ci spiace un po' che non abbiano mostrato durante la presentazione le funzionalità particolari legate alla Dual NPU, come il video che sostituisce lo sfondo in live, praticamente fa una detection del soggetto dello sfondo video e riesce a sostituire, fare effetti particolari. E mi dicevi, Matteo, che comunque non è detto che arriverà subito con il primo software che avremo in testa. Non lo so, sinceramente, bisognerebbe vedere se il telefono che ha preso Michael ha già questa funzione, però se ci sarà già è davvero fantastica. 120 gradi il grandangolo, Stefano, 120 gradi la grandangolare di entrambi. Sì, questa funzione di real-time image processing, che praticamente sfrutta la doppia NPU per analizzare frame per frame, fotogramma per fotogramma, il video e in real time applicare effetti isolando per esempio il soggetto dal resto della scena,
cose che con un computer e un programma professionale come After Effects di Adobe ci vogliono ore per farlo e potenza esatto. da rendere. Quindi comunque però... se poi sarà già presente fin da subito, magari diciamo a Michael di fare un piccolo test e ve lo buttiamo su Instagram, quindi ricordate di seguirci anche su Instagram, sì, che siamo attivi molto nelle storie e anche coi post, quindi seguiteci anche lì. Ok, bello vediamo anche, bello anche il reverse charging che sta sottolineando Michele Cagnolati, è una bella innovazione, ci sta. E funziona, io ho già provato con un, avevo quel giorno un l'iPhone XS Max che lo stavo provando e funziona, almeno all'iPhone, con l'iPhone funziona. Ma sai per caso già se si potrà disattivare via software questa cosa o è una cosa automatica? No, si può... Ah no, questo non lo so. Perché sarebbe un po'... Bisogna vedere che magari chi ha due smartphone, soprattutto due smartphone, li mette entrambi in tasca e inizia a scaricarsi il Mate per caricare l'altro. Non sarebbe proprio fantastico se non ci si può avere un po' di controllo sopra. Già. Bene. Allora io direi che possiamo se andare verso la conclusione di questa live. Alberto. E allora vi butto qui un link che è il link alla video anteprima del Mate 20 Pro e del Mate 20 e del Watch GT, quindi andatevelo a vedere, ve lo metto ancora un paio di volte così almeno non ve lo perdete. E prima di chiudere vi ricordo anche di iscrivervi al nostro canale se non l'avete già fatto, perché più tardi Michael è a Londra all'evento di lancio, quindi sicuramente arriverà anche il video del Porsche Design. Comunque nei prossimi giorni abbiamo anche tante altre novità di cui parlarvi e arriverà la recensione tra una settimana circa, insomma, quando avremo tutto completo da dirvelo, e sarà sicuramente una recensione molto interessante da parte di Matteo. Yes. Bene ragazzi, allora grazie mille di essere stati con noi, veramente siete stati strepitosi a seguirci con così tanta solerzia, nonostante i problemi iniziali della live di Huawei. E grazie anche per averci mandato in tendenza della live, che non c'era mai successo, e veramente siamo grati per essere stati così tanti e così appassionati anche nei commenti, ci avete tenuto veramente bene compagnia. Ok, allora grazie anche a te Alberto, direi che possiamo chiudere e ci vediamo prossimamente, come sempre, sui social, sul sito e tutto quanto. Vi ricordo che qua nella chat ci sono tutti i link che vi servono per andare a vedere tutti gli articoli. Esatto. E adesso appena chiudiamo la live ve li ripubblichiamo tutti i link in modo che ce li avete subito sotto mano. Ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti, ciao ragazzi e buona giornata. Ciao.